Chiusura ad Avellino per Liberi è uguali alla presenza di tutti i candidati e dell'europarlamentare Massimo Paolucci. Ricostruire la sinistra nel paese, questo l'obiettivo del nuovo soggetto politico nato dalla scissione con il PD e dall'aggregazione con Possibile Sinistra Italiana. C'è interesse ed entusiasmo, dice Paolucci. Dopo il 4 marzo continueremo su questa strada. Una bella campagna elettorale per noi, grandissimo entusiasmo. Chiaramente le difficoltà di una forza che si presenta per la prima volta alle elezioni, ma penso che abbiamo messo un seme importante. Avremo una buona rappresentanza in Parlamento e poi ricostruiremo una grande forza della sinistra. Liberi uguali per almeno tre motivi. Il primo è perché abbiamo presentato candidati forti e credibili. Il secondo è perché abbiamo un programma che mette al centro il lavoro, la lotta alle diseguaglianze e la tutela dell'ambiente. E terzo, perché sia la destra prima con Berlusconi e il PD adesso con Renzi ha fallito e i 5 Stelle non sono un'alternativa credibile. Potere al Popolo sceglie di chiudere invece presentando un libro che racconta come è nata l'idea di una lista dal basso che puntasse ad aggregare realtà sociali che da anni si battono per il lavoro stabile, la difesa dell'ambiente e la lotta all'emarginazione. Ad Avellino, Salvatore Prinzi, uno dei fondatori del movimento. In 3 mesi e mezzo siamo riusciti a compiere qualcosa che in questo paese non era mai successo, cioè che un movimento popolare veramente dal basso si organizzasse, riuscisse a presentarsi alle elezioni, a riscuotere entusiasmo, a fare assemblee in tutta Italia e ad attivare per la prima volta una generazione che non aveva riferimenti politici, non si sentiva rappresentata. Quindi noi pensiamo che sia un grande risultato, a prescindere dal dato numerico. Noi dopo il 4 marzo continueremo ancora più decisi e con ancora più voglia di trasformare le cose. Innanzitutto il lavoro, che soprattutto nelle nostre terre è un problema fondamentale, dare il modo alle persone di poter avere un'esistenza dignitosa, di poter avere il pane, ma anche le rose, anche la cultura, anche il piacere, anche il godimento che ci spetta. Poi, qualora non si dovesse riuscire ad accedere a un lavoro, immaginare subito delle misure sociali come il reddito di cittadinanza che permettono alle persone di non vivere in condizioni di povertà e di disagio come vediamo oggi.